Un saluto a tutti, sono Daniel. Per oggi abbiamo un iPhone 8 Plus, non si avvia, abbiamo tolto il display. Vediamo cosa ha questo telefono che non va. Quindi 8 Plus, non si avvia. Vediamo un attimo se mettiamo primo test, ok? Connettiamo il connettore della batteria. Il connettore di carica, vediamo cosa non va. Quindi collegato, assorbimento niente. Per prima cosa verifichiamo il voltaggio, che okay. Voltaggio connettore batteria, vediamo quando ci arriva sul connettore batteria. Ci avviciniamo. Ok, positivo del connettore batteria 0,03, pochissimo, eh? Quindi sul positivo mi arriva questo. Vediamo sul connettore dock se mi arriva qualcosa. Mi sembra che questa palina, no, no, questo puntino dorato. Quindi abbiamo 5 volt sul connettore dock, quindi vuol dire che il connettore dock è ok, quindi su questo test point. Però sul positivo del connettore batteria 0,00 volt, quindi abbiamo un problema. Vediamo dove. Prima cosa devo guardare su Xilion. Vediamo, quindi qua abbiamo, devo dire, la linea VCC main. Vediamo, per prima cosa verifichiamo la linea VCC main, VDD main, ok? Giriamo. Quindi la linea VDD main, abbiamo questo test point e questi due condensatori, quindi facciamo una verifica sul test point numero 4 per vedere se abbiamo un cortocircuito su questa linea, ok? Quindi vediamo se su questa linea stacchiamo il connettore. Andiamo su questa linea, sul test point numero 4, vediamo se fa bip. Se fa bip vuol dire che siamo in cortocircuito con quella linea lì. Ok. Sì, quindi abbiamo un cortocircuito sulla linea VDD main. Ok. Vediamo se è un corto vero. Quindi mettiamo in modalità diodo. Positivo sulla massa, negativo sul test point. Se dà un valore 0, come in questo caso, vuol dire che è il corto netto sulla linea VDD main. Ok? Quindi non abbiamo dei dubbi, quindi questa linea è in corto. Adesso devo andare a smontare il telefono, che sono tutte queste viti da smontare. Poi ci vediamo dopo che ho smontato la scheda. Qui abbiamo smontato la scheda, mettiamo la scocca dall'altra parte, vediamo cosa succede con questa scheda, quale componente sarà in corto. Passiamo al microscopio. Ok. Vediamo cosa non va. Quindi la scheda è ok. Le spugnette sono a posto, segno che non è mai stato lavorato. Tutto ok. Purtroppo devo togliere queste spugnette perché devo vedere da questa parte, così vedo bene i componenti. Poi, in ogni caso, quando lavoriamo dobbiamo togliere tutte queste spugnette, ok? Allora, cominciamo da questa parte. Questo è un po'. Con alcol isopropilico si tolgono subito. Ok.
si mette un po' di alcol isopropilico, tutte le spugnette vanno via. Senza problemi. Alcuni non va via. Sull'iPhone 7 vanno le spugnette e su 10 molto più facilmente. Su iPhone 6 se mi ricordo che sempre problemi con togliere questo, non è altro che protegge la scheda di infiltrazioni d'acqua, così non arriva ai componenti. Tanto c'è anche la resina, non penso sia messo solo per i motivi estetici. Qualche protezione lo devo offrire nel caso in cui succede qualcosa. Quindi, sì. Da questa parte è rimasto un po'. O la mia pinza non va bene. Comunque. Allora, adesso dobbiamo vedere, guardiamo su Zillion per vedere come, dove sono i componenti. Quindi abbiamo da questa parte due condensatori vicino al connettore dock, da questa parte sotto il shield dove il processore, da questa parte, ok, e dall'altro lato. Da questa parte tutti questi cicli, vedete in blu, passano i componenti, e questi con rosso vuol dire positivo della linea VDD meno che, quindi questi sono tutti i componenti che li vedete evidenziati in rosso, e in blu sono gli IC dove passano dove passa la linea VDD meno. Quindi prima cosa ispezione ottica, vediamo dopo visiva, così poi vediamo. Cominciamo con questi due da questa parte, ok? Ok. Mi è capitato un paio di volte che questi due condensatori erano in corto, quindi questi due qua. Questi due, ok, però sembrano belli. Da questa parte non vedo niente di speciale. Quindi sembrano belli questi qua. Questo qua mi sembra un po' bruttino, però non penso sia lui. Dai, facciamo una prova. Mettiamo solo l'alimentatore da banco 3 volt da questa parte. Mettiamo 2 volt, 1 volt e qualcosa va bene, e 2 ampere va benissimo. Ok, mettiamo un po' di alcol isopropilico, vediamo se uno di questi ci dice qualcosa. Tanto metto questo sulla massa e con positivo vado qui. Sì, ho un 0,28, quindi pochissimo. Sì. Devo aumentare l'amperaggio perché con questo qua invece di 2 mettiamo 3 ampere, che sono 3 ampere. Vediamo se adesso scalda qualcosa. Io metto il positivo sul test point, vi lascio a voi che vedete i condensatori, quelli due, se si vede qualcosa. Quindi non basta. L'assorbimento poco, non è tanto, eh. Si vede sull'alimentatore da banco, no? Pochissimo. Mi sa che questo è un corto di quelli che sarà difficile da scoprire. Ok, da questa parte non abbiamo niente.
da questa parte sono i componenti sotto e da questa parte cominciamo con vedere quelli che sono così. Questi qua sembrano tutti belli. Questi qua. Questi sono linee V di me, sembrano belli. Nessun problema. Ah, ha un assorbimento molto basso. Sì, un basso assorbimento. Vediamo, dobbiamo scoprire da questa parte. Togliere. Entrambi gli adesivi. Riscaldiamo a 130 gradi, così non succede niente, riesco a togliere gli adesivi senza rovinarli. Non vorrei abusare del short killer, per prima cosa cerchiamo di fare le cose senza short killer, però se vediamo che il corto non riesco a individuarlo normalmente, così andiamo con il nostro amico short killer. No, questo qua. Sì, detto fatto, questo qua non va via, non si è riscaldato abbastanza. Questa parte ok, vediamo se abbiamo qualche componente che si vede rovinato così visibilmente. Allora sono quelli due sopra, niente, qua non abbiamo niente. Da questa parte non mi sembra di vedere niente di male, quindi tutti sembrano belli. Passiamo da questo lato, riscaldiamo anche questa parte per togliere l'adesivo. Sembra che si è scaldato abbastanza. No, non tanto, però. Ok. Vediamo da questa parte se c'è qualcosa che non va. Quindi da questa parte non vedo niente. Allora c'è questo grande qua, quindi questo è sulla linea V di main. Poi c'è questo qua, sempre sulla linea V di main. Poi ne abbiamo tutti questi C, ok, qua non vedo niente, qua non vedo niente. Da questa parte non vedo niente di... tutti i componenti sono belli, nessun danno che si può vedere visibilmente, quindi
A questo punto vediamo un po' connettiamo la scheda con l'alimentatore da banco, ok? Ok, quindi adesso ho collegato la scheda, mettiamo così e premiamo il tasto, vediamo quanto mi torna qua. Un ampere e 80. Vediamo se la scheda scalda da qualche parte. Da questa parte non scalda. Quindi 1 ampere 80. Ah, da questa parte scalda. Eh sì. Da questa parte scalda dietro. Sì. Sento qualcosa da questa parte. Vediamo, mettiamo sotto il microscopio. E vediamo. Da questa parte c'è qualcosa che non va. Vediamo sotto il microscopio. Sembra che da questa parte scalda qualcosa, vediamo. Ok, premiamo il tasto. Non vedo niente. Questa parte non vedo niente. Da questa parte. Sì, è possibile che scalda il MOSFET. Sì, è possibile che questo MOSFET scalda. Questo è il Tigris e questo è il MOSFET. Sì, vedrai che questo è il che scalda per primo. Sì, lui scaldava il MOSFET. Quindi il MOSFET questo qua scalda per primo. Ok, quindi non è lui. Non è lui questo qua. Quindi bisogna vedere adesso dall'altra parte. Perché non è lui. Vediamo da questa parte se scalda qualcosa. Questa parte non vedo niente. Quindi non mi sembra che scalda qualcosa da questa parte. Allora, da questa parte niente. Da questa parte non scalda niente. Andiamo di nuovo, quindi. Prima parte. Sembra qualcosina su, lì c'è del display. No. Sì, da questa parte no. Vediamo da questa parte se scalda qualcosa. Niente. Solo il MOSFET, quindi non è lui, eh? Non è il MOSFET 100%. Da questa parte non scalda niente. Io alimento sempre la scheda tramite il l'alimentatore da banco, quindi no. Ora passo sulla seconda parte, vediamo se da questa parte scalda qualcosa. No, non scalda niente. Questa parte, questi quattro condensatori sono tutti belli, però penso siano questi, no? Quindi no. Vediamo intorno al PM, Power Manager, ci avviciniamo per vedere se c'è qualcosa da questa parte. No. Da questa parte non ci sono, da questa parte niente. Praticamente non scalda nessun componente visibilmente. Quindi
niente, non scalda niente, quindi non si vede niente che scalda. È solo il MOSFET che scalda, però quello non è lui. Allora, è possibile che da questa parte non scalda, da questa parte non si vede niente. È possibile che abbiamo dall'altro lato componenti che sono da questa parte, però abbiamo due bobine e questi non sono di sicuro. Un condensatore qua, una L da questa parte, sono più da questa parte, sono condensatori, ok. Sì, da questa parte non c'è tanto. Per evitare di togliere la copertura sul processore, visto che non scalda niente, andiamo a vedere con i short killer chi sta per esplodere. Ok, proviamo questo. Quindi andiamo a prendere i short killer. Vediamo, proviamo con questo. Questo sarebbe la prima volta quando metto in funzione questo attrezzo. Ho spostato la camera. Allora, sarebbe la prima volta che lo mettiamo in funzione. Tolgo questo, mettiamo così questi e mettiamo il nostro short killer da questa parte. Ok, vediamo adesso. Lo colleghiamo da questa parte. Entrare questa. Ah, sì. Ok, allora facciamo partire. È partito, vediamo a quanti volte. Quindi 20 ampere, andiamo un volt 70, lasciamo un volt 70, ok, e mettiamo 19 ampere, ok. 19 ampere, un volt 72. E andiamo con mettiamo sotto il microscopio, ok? E la massa lo collego da una parte, il test, poi metto il positivo sul test point. Ok, vediamo cosa succede. Mettiamo così che arrivo alla scheda. Quindi negativo lo metto su questo qua e il positivo sul test point. Vediamo se succede qualcosa. Sta caricando, oh, non riesco a tenerlo. Ok, vediamo ancora. No, non carica più, quindi secondo me il porto è già sparito, vediamo. Mettiamo in modalità continuità e vediamo se è corto di nuovo. E di nuovo corto, quindi non è sparito. Allora, non funzioni. Proviamo di nuovo. Se no mettiamo la massa sulla NAND. Ok, così. E proviamo di nuovo sul test point.
andiamo giù da questa parte, andiamo su questi due condensatori, uno di loro, vediamo sulla massa qua, sta caricando 11 ampere, però non fa niente. No, a quanto pare sta caricando 12 ampere, però non fa niente. Io personalmente non vedo nessun movimento. Sta scaldando qualcosa lì, ma lì sotto c'è l'IC, quell'IC grosso. Se abbasso, no. Se abbassiamo un po' il voltaggio, fa qualcosa. Ok, adesso è saltato veramente, ho abbassato un po' il voltaggio. Adesso sì, mi fa vedere solo 0,9, vediamo se il corto è ancora presente. Non è più presente il corto, quindi niente corto. Ammazza, è durato un po' questo qua. Ho aumentato un po' il voltaggio a due volte qualcosa e il corto è sparito. Quindi adesso non abbiamo più corto. Ok. Si vede che sto mettendo sul test point. Ok. Quindi nessun beep, nessun corto. Ok, adesso dobbiamo vedere se il telefono si avvia. Quindi vediamo se c'è qualche danno da questa parte, qualche componente che è saltato. Vediamo se si vede qualcosa, un componente, un condensatore nero, e da questa parte non vedo niente. Da questa parte niente. Non vedo nessun componente carbonizzato, però il corto non c'è più. Io non vedo niente, se voi vedete qualcosa. Quindi niente. Questo condensatore qua, da questa parte, questi due. Io non vedo nessun componente. Anerito qualcosa, come dovrebbe succedere, niente di niente. Ma il corto non c'è più, ok, quindi non abbiamo più il corto. Questa qua non va. Ok, colleghiamo, vediamo se funziona il telefono adesso. Ok, mettiamo la scheda dentro la scopa e vediamo se il telefono funziona, se si avvia. Non ho visto nessun componente bruciato, niente di niente, come se è stato d'aiuto questo. A quanto pare, però non vedo nessun componente anerito, bruciato, non vedo niente qua. Vediamo.
se successo qua, mamma, non arriva, stringe la scheda così, ok. Allora, colleghiamo il nostro connettore DOC, mettiamo un display, vediamo se parte il nostro telefono. 8 Plus, mettiamo un display, vediamo se questo benedetto telefono sta partendo. Tasto home, display, la batteria, bisogna verificare la batteria se è scarica. Vediamo se abbiamo qualcosa, se no dobbiamo caricare la batteria. Sono 0 volt sulla batteria, quindi devo caricare la batteria. Mettiamo 5 volt e 2 ampere. Ok. Sì. Adesso devo caricare la batteria perché... Ah, oh, non è questo, devo cambiare i puntali. Volts 5 volt 2 ampere per dare una spinta alla batteria, ok? Quindi positivo e negativo. Ok, questa batteria sembra anche saltata subito a 5 volt, quindi sembra che non funziona. No, la batteria non è buona, dobbiamo mettere un'altra batteria, un 8 plus, questa batteria sua non è buona. Allora, iPhone 6, iPhone 8, iPhone 8 plus, mettiamo una batteria, perché questa sua non va. Collegata bene, sembra di sì. Connettore DOC. E vediamo se funziona. Ok. Abbiamo un assorbimento. Yes. Assorbimento su USB detector, il telefono si avvia. Bene. Quindi sembra che abbiamo risolto quel corto sulla linea VDD main. Come avete visto non scaldava la scheda, quindi la scheda non scaldava. Il telefono si è avviato correttamente. Abbiamo usato il nostro amico Short Killer. A quanto pare non si è rovinato niente sulla scheda, come avete visto. Quindi poi dobbiamo vedere... se funziona in tutto, però questo caso lo abbiamo risolto, ok? Sì, non ho collegato il tasto accensione, il tasto accensione non l'ho collegato, quindi grazie di essere stati con me, ci sentiamo al prossimo video.